Cazzo, non si è mosso di un millimetro. Mi aspettavo lo scherzo. Ah, grande, comunque questo qua sarà anni 40 più pericoloso di qualsiasi arma. Ecco qua la novità. La novità? Oh mio Dio. Scherzo. Ah, ok. No, pensavo magari sistema... No, non c'è niente da fare. No, bisogna si può buttare. Comprare un po' di cose. E la cappa invece? Quella niente. Niente, anche quella da buttare. O non ci hai guardato? No, no, ci ho guardato, però è... È compromessa. Non so neanche quale sia il problema, quindi. Vabbè, lasciamo, lasciamo. Ha fatto il suo, la sua epoca. Parte. Bene, adesso arriva a pacco. Arriviamo con la parte forte. Ho paura. Uno zaino. Ah, era questo l'unboxing dello zaino, giusto? Beh, già che vedo che ci sono 10 pallini, 10 tipi di pallini diversi, potrebbe essere interessante. Niente, ci prepariamo. Bene, prepariamo il tavolo, signori, perché qua ho già paura. Tra l'altro, ecco, Italia, come la mia bombolettina, quindi tutto torna. Bentornati, signori, siamo qua per... VG Channel Soft Air, un grande unboxing. Oggi posso finalmente dire di essere super blind. È arrivato il nostro capitan Tavello il Bullo con qualcosa di veramente importante. Io non so nulla, lascio la parola. Allora, purtroppo per te non sarà una grandissima sorpresa, perché non è una novità questa. Più che altro un po' un cambio. Ah! Ma con questa avremo anche occasione di fare qualche test e parlare di qualcosa che non avevamo parlato prima. E mi mette ancora più pepe. Un cambio, un change. Non so cosa aspettarmi, però... Boh, cos'è questo? Allora, questo mi ricordo... Allora, prima di tutto ci sono due. Due scatole, tutto. E già qua. Due scatole. Non fa venire un dubbio. Allora, l'idea... Proviamo a fare un po' di indovina chi. Secondo me hai preso tipo un calcio per il revolverino. Potrebbe essere andato vicino. Qualcosa di simile. Qualcosa di simile, perché però vedo la lunghezza, quindi. Ecco qua, questa la mia la solita arma. L'abbiamo già bene. Non abbiamo mai parlato nel dettaglio, però si è vista qualche volta. Mi è venuto in mente cosa potrebbe essere. Lanciagranate? No. No? Allora, purtroppo il bello di questa pistola, quella vera da tiro, è il fatto che puoi cambiare la canna, okay, in modo da usare anche diversi calibri. Questa è la mia pistola personale, secondo me, i suoi vostri. Ok. Una pistola a gas normale a colpo singolo, si inserisce il bosso direttamente nella canna. Per sparare semplicemente si arma il cane e spara il colpo. Ok. Se c'è dentro un po' di gas, non c'era il bosso. Sì, 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 sì. E quindi è questa la novità. Purtroppo, ho detto prima, per il fatto che è un po' difficile trovare pezzi di ricambio, cose varie, ho voluto fare un po' un cambio. Ah, ok. E quindi ho preso proprio un'altra pistola, è stato poco da fare. Cosa di diverso? La canna corta. Beh, questa è una novità, cazzo. Beh, sì, è una novità per la partita più che altro. Stesso modello, stessa marca, canna più corta, però è Shurwe. Accipito. Questo perché... Non c'era gas? No, no, c'era. È voluto? Ho voluto proprio provare la CO2 perché durante l'anno quella gas perde potenza, quella CO2 dovrebbe rendere meglio. Infatti è un po' un salto. Avete fatto anche voi il salto con le pistole. Sì, 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 una anche io faccio una prova. I suoi fossoli. Le bombolette. Vediamo le fancate. La lunghezza è diversa. Sì. Notevolmente. Per questo modello dovrebbe esserci anche quello proprio. Andiamo in manualino. Poi facciamo vedere. Sì. Okay. Questa è da 250 mm. Quella di prima da 370, invece poi... 550 sarebbe il praticamente il fucile anche col calcio più lungo. Sì, sì, sì. Pazzesco. E quindi adesso proveremo a fare un test tra le due armi. Poi chiaramente si vedrà anche nel corso delle partite se è stato un miglioramento. Chiaramente con la canna più corta è più facile da trasportare,
nelle ultime con l'altra dovevo tenerla, cioè non potevo tenerla nella fondina perché si sbilanciava. E quindi sarà da vedere prossimamente se sarà stato un buon anno. Molto molto curioso di vederla in opera, quindi adesso direi di andare a testare. Giusto? Andiamo. Abbiamo qua il modello da 250 mm, quello che ho appena preso, quello vecchio era quello da 370. Ci sarebbe anche il fucile con la canna da 550 e il calcio allungato. Facciamo vedere come si inserisce. Allora, si inserisce qua la bomboletta, semplice semplice. Si rimette l'impugnatura. Che va avvitata questa. Sì. Ok, abbiamo preparato quindi i bossolini. Ok, quindi direi iniziamo subito con i pallini da 0,28. 0,28. Come va? Quindi abbastanza pesanti. Sì. Ah, una cosa che non ho detto è che questa qua si può mettere dentro il bossolo fino a 6 pallini alla volta. Ah, per fare un effetto tipo fucile a pompa. Ok, la classica rosa. Sì, come il fucile a pompa, quello classico, spara 3 colpi. Sì, sì, sì. Okay. Questa è una particolarità interessante. Ne metto dentro uno, perché di solito ne uso sempre uno. Ok. Ok, quindi. Aspetta che ti tengo un po' di qua. Così a posto, cerco di stare stabile, vediamo. Non ho visto dove è andato. Feed? Come hai sentito? Dare in culo non si sente bene come nella Glock, essendo più pesante. Però il colpo si sente adesso. Riproviamo. Vediamo un po' com'è rispetto a quella lì. Allora, quindi lo tieni con due? Ma più che altro per vedere stabile. Bene il colpo. Non ho capito se è troppo basso. Ah, ok, adesso l'ho visto. Sì, era un po' storto in orizzontale. Sì, 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 sì. Però come altezza c'era. Dai, provo a sparare anche con quelli più leggeri, vedere se cambia qualcosa. Ok. Giusto avere il confronto. Due colpi così. Che poi alla fine sono 0,25. Non so quanto può cambiare. Ok, stavolta era alto. Sembrava fosse uscito un po' più veloce, può essere? Sì, sì, un po' sì. Probabilmente con la leggera differenza di peso un po'. Ancora. C'è a fare un po' di regolazione. Intanto il confronto con l'altra per sentire come rende. Hai visto? Sì, sì, sì. Secondo me c'è anche poco gas, può essere? L'ho appena riempito. Appena riempito? Non ho messo neanche qua. Sì, la differenza come potenza si sente. Per cioè, quello che ho detto. Più che altro, poi. Sembrava un po'. Ok, non questo è fatto centro pieno. Ok, dai. Com'è quindi? Provo anche quelli leggeri. Feed? Allora, si sente un po' la differenza durante lo sparo con quella CO2. Più potenza? Sì, non ho ancora capito bene il pallino dove va, se sono da regolare le tacche. Mi sembrava quasi che con quelli più leggeri andava più dritto. Magari 0,28 sono un filo pesante. Sì. Forse ha contribuito il vento. Beh sì, ce n'è nessuno, infatti. Tipo adesso stavo mirando un po' più a destra. Sì, hai fatto un po' di... regolato un po'. Purtroppo il vento è da tenere in considerazione. Stavolta è andato dritto, dritto, stavo sempre mirando adesso. È stato anche bello lungo che ho sentito dietro. Sì, adesso. Poi sparo un colpo proprio in giù per vedere com'è la gittata. Il drop out. Beh, bene, dai, comunque soddisfatto per il momento. C'ho ancora un po' di tiretti, sì. E poi vediamo. Questa pistola, essendo a colpo singolo, sarebbe proprio da usare come primo colpo, sperando che sia quello buono. Sì, sì, sì. E va accompagnata ovviamente con un'arma tipo la mia P90.
Perfetto, sì. La userò in coppia. In coppia, una bella combo letale. Bene, facciamo ancora un paio di tiri così ci stabilizziamo e poi magari vi facciamo vedere la rosa. Super blind, eh. Non so veramente dove si tiene. Così in teoria dovrebbe essere armata. Oh. Nice. Beh, precisa comunque. Se metti in linea... Cos'è la 0.25? Sì. Sì, secondo me va bene. Sì, a quanto pare sono meglio 0.25. Questi. Top, no, bello. Ah, spara un altro. Devi premere l'impugnatura. Questo qua? Sì, qua. No, tiri, ecco così. Ok. E pieghi in giù la canna. Ok. Fatto tac. Opla. Vediamo se anche il secondo va a buon fine. Sì. No, è precisa. Beh, come precisione. Precisa. Va bene. Molto precisa. Consigliata. Già, dopo ovvio ha le sue limitazioni, nel senso non puoi giocare solo con questo. Però ti dà un bel feel. Testiamo anche la rosa. Sei quindi. Colpi non li ho mai provati neanche con l'altra. Ah, si poteva anche con l'altra? Sì. Ma non le hai mai provate. No, vediamo. Mi fido del singolo colpo io. Sì, è giusto. Tave non ha mai avuto bisogno. Anche chiesto. Sembra così. Un esperimento, dai. Facciamo questo esperimento. Per il pubblico. Vediamo. Cosa succederà? In teoria dovrebbe limitare molto il raggio, no? Cioè, no, aumentare il raggio, ma diminuire la gittata. Aspetta che mi metto a favore di camera. Beh. Tutti e sei le sono usciti? Sono usciti tutti. Beh, ma sai che in realtà comunque sono arrivati, cioè lì per una distanza di 10 metri secondo me è devastante. Dovresti pensarci di provarlo in partita. Da provare. Con i 6. Giusto per dare un po' di noia al buon Yegor col suo pompa. Un valido avversario. Bene, bene, soddisfatto. Beh, magari porteremo qualche clip in partita. Speriamo presto. Con GoPro, così. Dai, ottimo. Ecco, stavamo facendo ancora qualche tiro di prova, sempre la solita lattina. Con un colpo l'abbiamo passata. Con 0.28. Alla fine quello più pesante sì, prende direi, di più. Direi che